Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Buonasera e ben trovati alla consueta serata di Podismo Informato. Questa sera abbiamo, proprio in previsione di una settimana piena di appuntamenti, qual è quella del 23 di aprile, abbiamo in diretta telefonica il presidente provinciale di FIASP, Andrea Gusella, che saluto con piacere. Ciao Piercarlo e buonasera a tutti i radioascoltatori e teleascoltatori di Caffè TV 24. Ciao Andrea. Allora, come dicevo, la settimana che va dal, diciamo, dal 18 al 23 aprile è una settimana importantissima per il podismo padovano. Comincio velocemente a raccontare quello che avverrà oggi, 19 aprile, a Mestrino, cioè la consueta Paleo Run con percorsi da 8 km per i runners e da 4,5 km per i camminatori. E naturalmente ci si trova al Parco Bapi di Mestrino dalle 8.30 per questa iniziativa, per poi passare velocemente alla Corri per Padova di giovedì 20 aprile. Si torna in Prato della Valle e proprio dal Prato della Valle con te voglio iniziare per il racconto di quello che sarà il 23 di aprile. Beh, allora, intanto consentimi soltanto di anticipare una cosa. Domani è una data importantissima per FIASP, perché esattamente il 20 aprile di 40 anni fa nasceva il primo comitato interprovinciale FIASP di Verona e Padova, quello che oggi, diciamo così, è per noi, quindi la data di inizio delle attività ufficiali di FIASP nel territorio. Quindi domani sera lo ricorderemo anche alla Corri per Padova, con l'appuntamento classico di cui tu dicevi, che praticamente si svolge proprio a ridosso di quello che è il padiglione dell'Expo, che poi verrà aperto venerdì, sabato e domenica, e ci vedrà presenti in tutte le tre giornate con lo stand, con i nostri commissari, e perché comunque tu sai benissimo, e lo sanno anche i nostri amici, che FIASP da tempo collabora con la Maratona del Santo, allora Padova Marathon da quest'anno, e quindi noi saremo lì presenti e saremo impegnati con le iniziative che ci riguardano da vicino, in particolare con quello che è il presidio delle attività delle stracittadine, che ricordo sono di 1, 5 e 10 chilometri. Quindi saremo impegnati per la giornata di domenica. Non dimentichiamo i nostri gruppi che domenica mattina saranno impegnati in varie situazioni della maratona. Avremo il gruppo dei Rain Runners che si occuperà della partenza della maratona, avremo il gruppo dei donatori sangue di Ponterotto Montà che saranno a presidiare il primo ristoro dei 5 km, ai 15 km avremo il gruppo podistico Ganeo, al 20 km avremo gruppo United con il ristoro appunto del 20 km e avremo anche il gruppo Foredil con le sue, diciamo così, staffette apripista e di verifica e supporto lungo il percorso, per cui saremo veramente molto molto impegnati per queste che sono, diciamo così, un evento, forse un evento principale dal punto di vista podistico, ma anche proprio di contatto con la gente, per cui è importante continuare a diffondere questa cultura che stiamo, sulla quale stiamo lavorando, di pratica dell'attività sportiva, e quindi un palcoscenico decisamente importante per noi. Bene Andrea, io volevo enfatizzare un po' questa settimana, non tanto soltanto per l'anniversario di 20 anni, ma per dire che sono stati 20 anni di forte lavoro, ok? Di forte lavoro che ha portato la Federazione FIASP, che si occupa di attività ludico-motorie, ad essere, dal mio punto di vista, dopo mi dirai la tua opinione, il motore di quello che poi è l'attività agonistica. Ritengo infatti che senza la nostra operatività domenicale o delle serate infrasettimanali, difficilmente tutti potrebbero allenarsi anche per le gare competitive. Cosa credi, Andrea?
Ma non esiste nessuna contrapposizione tra ludico motorio ed agonistico. Da anni che diciamo che sono degli ambiti tra di loro che si completano a vicenda, per cui c'è chi inizia a praticare pianino pianino con noi, con le marce domenicali, che si appassiona, che comincia a trovare il proprio benessere psicofisico e poi magari cerca di sfidarsi e cimentarsi quindi in quelle che sono attività più legate al mondo della competizione. Ma è anche altrettanto vero che c'è gente stanca dei ritmi dettati da un agonismo sfrenato che non escono dal sistema, cioè rimangono a praticare le attività con uno spirito ludico-motorio, guardandosi molto più attorno, cercando magari di conoscere meglio il territorio e anche di ammirare, diciamo, le bellezze naturali e anche artistiche che il territorio propone. Per cui è importante il nostro ruolo, ma è importante che trasmetta questo messaggio, cioè che non è uno sport fine a se stesso, ma è per un star bene. E lo fai sotto varie forme. Nel nostro caso ci occupiamo del ludico motorio e credo che questo modo di operare abbia prodotto risultati impensabili 40 anni fa. Oggi sta veramente premiando quella lungimiranza di quanti hanno iniziato quel cammino nel 76-77. Ricordiamo inoltre, insomma, che le stracittadine hanno orari di partenza diversi, perché insomma, diamo anche qualche dato tecnico, perché i 5-10 km partiranno dal Prato della Valle intorno alle 9:15, mentre il chilometro partirà alle 9:45, tanto per orientare i nostri teleascoltatori, radioascoltatori su quelli che sono i ritmi della giornata, diciamo, delle stracittadine. Oltre alle stracittadine c'è, come ricordavi prima, la possibilità di interpretare dal punto di vista podistico la città con la mezza maratona e con la maratona, che per il secondo anno hanno percorsi diversi e come ricordavi, ed è corretto sottolineare, molti dei gruppi FIASP operano affinché tutta l'iniziativa volga per il meglio, e anche qui un applauso a chi insomma dedica il proprio tempo anche al piacere e all'attività altrui, no? Sì, decisamente. Tieni presente che proprio per dare anche un giusto risalto a quello che sono le varie iniziative, va sicuramente tenuto in gran considerazione l'apporto che hanno le charity nelle stracittadine con la loro presenza colorata, ma comunque anche come portavoce e testimonianza di quelle che sono le attività che nel mondo del volontariato operano diffusamente nel territorio e che la maratona mette a disposizione come spazio e come palcoscenico per potersi proporre. Andrea, oltre a Padova, noi il 23 di aprile, domenica, abbiamo indicato altre gare, che sono la San Salvaro di Urbana a Padova, la 25esima Suezo Parlafrata, e poi all'Onigo Vicenza, la quarta edizione della marcia della Strapalladio, nonché a San Giuseppe di Cazzola, Vicenza, la sesta edizione della Corri Colori. Oltre a questo abbiamo una nuova iniziativa, e che ritengo bellissima iniziativa, quella della marcia dell'asparago di Conche di Codevigo del 25 di aprile, che passerà attraverso anche la Valle Mille Campi, che è patrimonio UNESCO. Quindi il discorso che facevi tu prima relativo alle bellezze artistiche e naturalistiche, insomma, lo incontriamo proprio il 25 aprile nella parte più orientale della nostra provincia, che è diciamo, la frazione di Conche, di Codevigo, che è Conche. Quindi Andrea, una nuova iniziativa molto interessante e FIASP sempre in prima linea con le nuove associazioni, non è così?
Ma indubbiamente, tra le altre cose, l'impegno che stiamo cercando di porre, l'attenzione che stiamo cercando di porre su queste su iniziative in aree che normalmente erano, diciamo così, poco conosciute al podismo, ma tu puoi tranquillamente esserne un testimonial di quanto stiamo parlando, di quanto stiamo dicendo, in particolare della zona di. Delle valli, no? Anche lunedì di Pasquetta con l'iniziativa di Campo Nogara, un lavoro diciamo così, che ci porta a diffondere la nostra, diciamo così, la nostra attività in collaborazione con il Comitato di Venezia, anche nella, diciamo così, un'area in cui normalmente ci Sì. sono molti praticanti, però non c'erano iniziative. In questo caso qui un ottimo lavoro di Barbara e del gruppo Nordic Walking tra Padova e Venezia, che proprio dà anche questo un segnale Sì. di un'attività a cavallo tra due province, Andrea, veniva chiamato un tempo l'antico Dogado e no? prendeva tutta la parte della bassa riviera del Brenta per arrivare sino al Piovese e quindi all'area che costeggia la laguna. Ricordiamo, ritrovo. Verso le 8 in centro a Conche di Codevigo per una marcia che dal mio punto di vista, conoscendo l'ambiente, conoscendo i panorami che si possono vedere, diventerà nel tempo una marcia insomma, di rilevanza. E ringraziamo Barbara perché si è impegnata molto per la realizzazione di questo progetto e quindi, oltre alla marcia domenicale e alle stracittadine, vi attendiamo il 25 di aprile a Codevigo per questa bellissima marcia di frasettimana perché è di martedì. Senti Andrea. Il tempo è previsto buono per il 23, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Fai un ultimo appello ai podisti per le stracittadine e per Conche? Ma allora, sicuramente devo fare soltanto una raccomandazione da questo punto di vista ai vari, diciamo così, ai padovani, perché comunque la città non dico si ferma, però avrà sicuramente degli impatti notevoli per quanto riguarda la viabilità nella giornata di domenica, in particolare la zona del Bassanello e la zona limitrofa al tratto della valle sono delle zone in cui c'è particolare attenzione. Per i partecipanti ricordo che Parco Rabin è chiuso o ridotto ampiamente per lavori, per cui i parcheggi principali saranno quelli dei parcheggi scambiatori, piuttosto che il parcheggio dell'ospedale Sant'Antonio, e quindi diciamo così di utilizzare prevalentemente quelli. Stiamo parlando degli orari dalle 8:30 alle 12 circa per quanto riguarda problemi di viabilità su Padova. Chiaramente aspettiamo tutti numerosi e sappiamo benissimo che siamo lì per divertirci e vogliamo che siano giornate di festa, ecco, questo è fondamentale. Divertirci insieme e passare un paio d'ore in compagnia, pensando che quello che faremo poi oltretutto ha degli importanti risvolti per quanto riguarda la beneficenza e il sostegno di varie iniziative. Bene, quindi ringraziando in anticipo, come hai detto tu prima, gli abitanti di Padova, principalmente delle zone che definiamo un po' rosse, che sono Prato della Valle e Bassanello, noi salutiamo i nostri telespettatori e radioascoltatori e salutiamo il presidente Andrea Gusella e auguriamo a tutti una felice settimana di corse. Buona serata, Andrea. Buona serata a tutti e arrivederci. Caffè 24, Radio Genius e FIASP vi hanno presentato Podismo Informato.